Focus TG, buonasera, ben trovati, edizione speciale perché facciamo l'ultimo giro per le elezioni di Bassano con i candidati sindaco. Ve li presento immediatamente: Elena Pavan al centro, come potete vedere, per Buonasera. il centro-destra, Angelo Vernillo per il centro-sinistra, Bruno Trevisan per il Movimento 5 Stelle. Grazie Buonasera. per aver accettato questo veloce confronto in cui facciamo un po' il riassunto delle vostre idee per governare Bassano. Siamo arrivati al dunque. Beh, vi faccio subito delle domande, molto veloci, che mi rispondete magari con sì e no. Volevo sapere, nell'eventualità che veniate eletti sindaco, se continuerete i lavori del ponte così come sono, sì barra no. Inizierei con Bruno Trevisan. Sì, penso che a questo punto è stata imboccata la strada giusta e io continuerei con questa ditta per una conclusione rapida per ridare il ponte ai bassanesi in tempi brevi. E questo quindi è il sì. Allora chiedo a Elena Pavan se continuerà i lavori per il ponte, sì o no. Sì, la scelta non è quella giusta in questa modifica del progetto, però credo che i bassanesi abbiano diritto di veder restituito loro il ponte il prima possibile e di chiudere questo capitolo. E allora altrettanto velocemente invece Angelo Vernillo, di cui posso immaginare la risposta, però sì o no? Certamente sì, e un grazie a tutti gli operai e alle maestranze della ditta che hanno lavorato benissimo in questi mesi e ieri hanno consegnato le prime due stilate e andranno avanti positivamente per riconsegnare il nostro ponte in tutta la sua bellezza. Allora, lo chiedo invece adesso ad Adelina Pavan, stesso discorso, è un sì e un no. I lavori al Santa Chiara verranno continuati o andranno avanti in questi termini con diciamo, i passi che si stanno facendo adesso. Santa Chiara, quindi sì o no? Santa Chiara, assolutamente sì. Santa Molto veloce, lo chiedo altrettanta velocità a Bruno Trevisan. Chiara è una ferita per la città e ho capito che non è ancora intrapresa la procedura, speriamo partano i lavori e sia trovata la ditta il più presto possibile. Quindi è un ni, non è un sì, non è un no, non si sbilancia. No, mi sbilancio, Sì, sì, è un bisogna sì, andare ok. avanti, sì. Chiedo più sintesi all'Angelo Vernillo per il Santa Chiara. Santa Chiara andiamo avanti e nel giro di 4-6 mesi ripartiranno i lavori. Volevo parlare con lei, visto che è successo, non che qualcuno ha lasciato aperto le finestre, ma qualcuno ha staccato la luce al Tribunale Nuovo. Che ne facciamo del Tribunale Nuovo? Che impegno si prende, visto che in questo momento il vostro partito non è al governo, ma forse un giorno potrebbe capitare che tornasse, si chiama Alternanza Democratica, quindi che impegno ci si prende per questo Tribunale in cui entra l'acqua perché ci si dimentica, si viene staccata la luce? Intanto quello stabile è ancora di proprietà del Ministero, il problema è proprio lì, quindi è stata staccata dalla parte della ditta che fornisce l'energia elettrica, le pompe che vanno solitamente in funzione, quindi senza l'energia elettrica non hanno Ma funzionato. l'impegno? L'impegno è, come ho detto, quello di telefonare subito chiedendo un incontro al Ministero della Giustizia a Roma per capire cosa fare di questo stabile, riaprire il Tribunale della Pedemontana, ma soprattutto fare in modo che nell'attesa della riapertura questo stabile possa essere seguito direttamente dal Comune e non più con questa incertezza su chi è che lo deve gestire, perché attualmente non è ancora stato consegnato alla nostra amministrazione. Allora, naturalmente lasciando tempo corrispondente a Elena Pavan per una risposta a questo livello, visto che voi comunque siete, lei della Lega, siete quindi rappresentante di un partito che è al governo, che impegno prendete come eventuale sindaco, nei confronti del vostro stesso governo per il Tribunale? Il nostro impegno è sicuramente quello per l'apertura del Tribunale della Pedemontana. Contatti immediati con il Ministro 5 Stelle Bonafede. Il Ministro Salvini, quando è stato qua, il Vice Premier, ha detto che deve essere aperto, pertanto cerchiamo di far andare d'accordo queste due forze politiche e portiamo a casa questo importante risultato che la città attende da tanto tempo.
E Bruno Trevisan, il ministro della giustizia è vostro, il guardasigilli è vostro, quindi a voi, lei, se lei fosse sindaco, la responsabilità è tripla nel convincere il ministro. Certo, ho analizzato la proposta di questo nuovo tribunale che si estende ai comuni limitrofi Cittadella, Breganze, Montebelluna, ecco, interessa le tre province limitrofe, e penso che se sarò sindaco la proposta la passerò sicuramente al ministro Buonafede. Beh, questo magari poi lo dico a tutti e tre, la stessa cosa vale per chiunque si trova alle posizioni, immagino che si possa fare anche un po' di lavoro assieme per Bassano, sì o no, cosa ne pensate, candidati? Si può lavorare assieme? Fare qualcosa di bipartisan per la città? Sui progetti positivi e con le persone positive sicuramente sì, se invece si vuole sempre marcare il territorio con bandierine per cui bisogna dire che questo è della Lega piuttosto che questo di un altro partito, si fa sicuramente fatica. Se si vuole lavorare per Bassano e per i bassanesi sicuramente sì. Ma per Bassano avete avuto queste difficoltà? No, non abbiamo avuto difficoltà grosse, abbiamo lavorato con tutti quanti i comuni vicini, qualcuno ultimamente forse per motivi elettorali non ha sottoscritto ad esempio il patto delle politiche giovanili firmato da tutti quanti i comuni contermini, oppure è uscito dal marchio territoriale d'area. Decisioni legittime, ma semmai sono queste amministrazioni che non hanno voluto parlare con l'amministrazione di Bassano, perché Bassano ha sempre parlato e continuerà a parlare con tutti. Chiedo proprio a Elena Pagan cosa ne pensa questa di possibilità di collaborazione reale e se a volte la politica prevale sugli interessi della città. Possibilità di collaborare sicuramente quando appunto si tratta di servizi che servono non solo la città ma l'intero territorio. Ricordiamoci appunto che Bassano è capofila, è il centro più grande di un territorio ampio. Pertanto è un dovere portare avanti questo tipo di lotta anche a favore dei comuni vicini. Sicuramente se per un progetto come questo bisogna lavorare insieme, assolutamente. E da ultimo Bruno Trevisan. Sì, beh, gli interessi della città sono soprattutto, noi come candidati sindaci che sicuramente ci ritroveremo in consiglio comunale, faremo delle proposte per il bene della città al di là del colore politico, non dimenticando che l'amministrazione deve estendere le sue sinergie con i comuni limitrofi. Ho un'altra cosa da chiedervi di impegno specifico per Bassano, questa cosa riguarda lo sport, proprio per far chiarezza che impegno prendete con i campi sportivi di Contrapre, cioè se avete intenzione di continuare in questa direzione, sì o no. Inizio proprio da Elena Pavan. Io credo che vada fatto quel campo di erba sintetica, credo che sia un modo anche per qualificare un quartiere che è pesantemente penalizzato dalla presenza del biodigestore, dell'ecocentro e anche dall'apertura del prossimo casello della superstrada Pedemontana Veneta. Credo quindi che la strada sarà confermata, vero è che vanno comunque affrontate e risolte criticità che ci sono da tanto tempo. Tra tutti sappiamo che nei palazzetti principali Palangarano, Pala 1 piove dentro da tanti anni e dopo occorrerà un po' alla volta sistemare anche i centri sportivi, i campi sportivi all'interno dei singoli quartieri. Bruno Trevisan? Sì, questo campo sportivo è molto importante anche per il Bassano Calcio che potrà usufruirne per i propri allenamenti. E poi è un modo di andare incontro al quartiere Pre che è appunto penalizzato per la presenza del depuratore dell'ecocentro e della prossimità alla Pedemontana. Quartiere quindi che richiama l'attenzione dell'amministrazione. E su questo argomento Angelo Vernillo, vedo che ride, non so perché. No, sorrido perché abbiamo messo 1.070.000 euro, no? Quando finalmente i comuni virtuosi come il comune di Bassano, che proprio ieri l'osservatorio sui conti pubblici ha posizionato come tra i
al 13° posto tra i migliori comuni d'Italia sopra i 40.000 abitanti nel 2016. Casualmente nel 2016 il sindaco era Riccardo Poletto, l'assessore al bilancio era Angelo Vernillo, e quindi ne vado sinceramente orgoglioso e ringrazio tutti gli uomini e tutte le donne della nostra amministrazione, dei nostri uffici che hanno lavorato, perché essere 13° comune in Italia sopra i 40.000, sono più di 200 comuni, per l'efficienza dei conti, per l'efficienza della gestione economica, è motivo di orgoglio per tutti i cittadini bassanesi. Quartiere 3 assolutamente sì, li abbiamo messi noi i soldi, abbiamo lavorato con la società, abbiamo lavorato con il comitato di quartiere, ci crediamo e andiamo avanti sicuramente a spron battuto, perché è una cosa importante per il quartiere e per i ragazzi che andranno a fare. Allora, sul quartiere avete ricordato che lì arriva la Pedemontana, Pedemontana opera fondamentale. E invece è successo che proprio nella giornata odierna c'è il governatore del Veneto Luca Zaia che è arrabbiatissimo con il ministro, che lo ricordiamo è dei 5 Stelle, il ministro che tra parentesi pochi minuti fa ho saputo che il candidato sindaco dei 5 Stelle ha incontrato recentemente il ministro dell'Ambiente. Cosa è saltato in mente al ministro dell'Ambiente di attaccare così la Pedemontana? Beh, il ministro dell'Ambiente non ha attaccato la Pedemontana, l'ho incontrato giusto ieri, lui ha semplicemente messo in moto un procedimento a causa delle lamentele della popolazione di Montecchio Maggiore per la montagna di rifiuti che nel procedimento dell'opera è stata trovata. È intervenuto il NOE, il procuratore della Repubblica di Vicenza ha proceduto con un atto dovuto, sicuramente ci sarà un breve, immagino, ritardo dei tempi. Come c'era forse bisogno per la Pedemontana? No, ma è stato istituito un tavolo con la Regione e l'ISPRA, con la partecipazione anche dell'ARBAF, per decidere in tempi brevi con analisi scientifiche se la bonifica fatta da parte del gestore è stata effettuata. Sono d'accordo con l'intervento del ministro sostanzialmente. Sono d'accordo con l'intervento del ministro, ma non si vuole assolutamente fermare l'opera, cioè la Pedemontana. Io chiedo un giudizio su questo intervento del ministro e la rabbia di Luca Zaia, invece all'avvocato Elena Pavan, centrodestra. Mi sembrano delle dichiarazioni estemporanee, sinceramente, non so, sembra che si voglia tornare al carretto, al calesse. Sappiamo che Bassano è stata penalizzata per tantissimi anni proprio per il cattivo collegamento con le realtà principali a noi vicine e con le altre vie importanti presenti sul resto del territorio dell'Italia. Pertanto, finalmente e per fortuna, Luca Zaia ha preso il toro per le corna e ha risolto questo problema e ha sbloccato. L'ultima azione ci sarà, è necessario, è un'opera necessaria, pertanto sinceramente, come in altre cose, come anche nell'autonomia, i 5 Stelle non si stanno dimostrando neanche fedeli alla parola data con il contratto di governo. E mi sembra che siano abbastanza persone estemporanee e inaffidabili. Angelo Vernillo, lei come la vede questo ennesimo stop, insomma, che pesa e che arriva dall'esterno? Ma allora io dico semplicemente che se fosse stato uno stop di un contiere dell'amministrazione Poletto sarebbe stata colpa nostra, invece così si possono giustificare i ritardi della Pedemontana che vanno avanti da molti anni. Ma un'attenzione sull'ambiente e sulla salute, non lo so, forse non è importante per qualcuno, per me invece è importante. L'opera va fatta, va realizzata, va portata a termine, è la strada giusta fatta 20 anni dopo. Ormai siamo in questa direzione, ci servirà, cambierà il nostro modo di vivere, andiamo avanti e realizziamola. Senta, ricordiamo il suo punto di vista sulla ZTL. Il mio sulla sì. ZTL è molto chiaro, dalla ZTL non si torna indietro. Durante l'inverno, invece di farla iniziare alle 8:30, la faremo iniziare alle 10:30-11, dopo un momento di incontro e concertazione con gli abitanti residenti e con le categorie economiche. Durante l'estate, a me piacerebbe molto farla iniziare, anziché alle 8:30, alle 7:30. Avvocato Pavan, situazione ZTL sempre molto sentita dai bassanesi, vorrei anche un suo riassunto. ZTL,
bisogna consultare i residenti, sentire, ascoltare le categorie economiche del centro, i commercianti, capire qual è la formula migliore. Sicuramente mantenerla attiva durante il fine settimana, quando ci sono le manifestazioni e nel giorno di mercato, la sera sicuramente per esigenze manifestate dai residenti stessi che abitano in centro storico d'inverno, limitarla, farla partire più tardi, capire se ha senso toglierla, ma comunque la decisione verrà presa in concerto con queste categorie, con queste persone. E vorrei anche il pensiero di Bruno Trevisan nel Movimento 5 Stelle per quanto riguarda appunto la ZTL. Sì, in quanto riguarda la ZTL io la amplificherei, e per quanto riguarda gli orari anche. E ovviamente l'accesso ai commercianti e ai residenti non è inibito e possono entrare in qualsiasi momento in... L'amministrazione dovrebbe essere molto disponibile. Le chiedo sempre, Bruno Trevisan, qual è la prima cosa che fa da sindaco nel momento in cui appunto fosse eletto? È una programmazione quinquennale con un'analisi accurata del bilancio e con... incontrando ovviamente i funzionari della pubblica amministrazione per rendermi conto di come funziona la macchina. Ecco, invece Angelo Vernillo, che dovrebbe già conoscerla perché ha un ufficio in amministrazione da assessore, se dovesse cambiare ufficio e diventare sindaco, qual è il suo primo atto? Ma il mio primo atto è sicuramente quello di fare quelle 3 telefonate a Roma per il tribunale, a Venezia per il nostro ospedale e alla proprietà dell'Astra per riacquisire il teatro. Se invece Elena Donazzan fosse sindaco dopo un voto che lei auspica di cambiamento rispetto... Mi chiamo Elena Pavan. Io le chiedo scusa, è un mio automatismo sbagliato. Allora, Elena Pavan, candidato sindaco del centrodestra, le chiedo, Elena Pavan, gentilmente, il momento in cui arriva questo cambiamento in atto, quali sono i suoi primi atti da sindaco? Sicuramente riallacciare il dialogo con i comuni vicini, partendo dalla città, con i quartieri, con le categorie economiche, con i cittadini. Quindi istituire, sarà una cosa rapida da fare, i tavoli di lavoro, di confronto con le categorie, anche con le categorie economiche, i sindacati, con i vari soggetti, anche con i comuni vicini. E poi alcuni gesti simbolici, alcuni, non neanche tanto simbolici, ma diciamo immediati, sicuramente tenere pulito a dovere come si deve il centro storico e anche creare la sosta breve in centro, gratuita per 20 minuti, in modo da far tornare le persone a fare le commissioni in centro. Dove li metterebbe questi parcheggi però? Perché lo dice sempre, ma io non so dove li vuole mettere. Va bene, allora glielo chiedo io, Elena Pavan, però chiedo anche a voi. Questa curiosità di questi incontri. Elena Pavan, dove li metterebbe Marinali, i parcheggi? Grazie Marinali. Ci sono i quelli residenti, ci sono i plateati, cioè l'hai fatta la vera? Parcheggi posso, sì, la fa anche ieri, sai, Angelo, caro mio. No, bene, ma dimmi, la faccio spesso. Ma senti, invece, cioè, ma pensa veramente a come state facendo le cose e al coraggio che avete di proporvi in continuità. Ma no. Quando avete tolto un sacco di parcheggi, guardiamo, scusami, abbiamo tolto i parcheggi, allora, sono aumentati. Allora, destra Brenta, stavo parlando io, destra Brenta, tolti in viale Scalabrini, tolti 15. Abbiamo rifatto il viale, che è molto più bello così. Ho capito, però adesso i commercianti di quel posto stanno morendo, stanno impazzendo, dovevate fare il parcheggio, quello del golf. E ancora non è stato fatto. Perché c'era il golf in fondo, ma hai visto quello distante? Ma era un problema. Era, avrebbe comunque risolto. Ma non, non avrebbe risolto il problema. Non li risolvete. Guarda, l'ultimo questa mattina con il tribunale, ieri con il tribunale. Non c'entriamo niente noi con il tribunale. Ma voi non c'entrate mai niente. Ma no, allora c'entri con la Pedra Montana, allora. Ma io parlo della regione. Questa situazione della Pedemontana tu non c'entri. Ma tu c'entri con la Pedemontana? No, ma non c'entra neanche per il tribunale, il ragionamento è lo stesso. No, non c'entra perché lì il ragionamento è lo stesso, Elena.
l'elettricità, non si può lasciare una struttura l'abbiamo ripristinata anche se non potevamo intervenire. Guardate, io vorrei, perché fa più ascolto, però devo fare una mozione d'ordine, come si suol dire in questi casi. Bernino, la richiamo all'ordine. Possono creare bari in altri posti, in zone, in strade. Non nelle piazze, ci sono gli spazi per creare dei parcheggi. Ha dato una risposta, marinali, lei penso che non d'accordo. No, ma non ha detto i numeri, non ci terremo il dubbio. Caro Angelo, se tu permetti ci terremo il dubbio. Ma vedremo il risultato. Ci terremo il dubbio sui numeri, no, ma sul risultato, rispetto al risultato dei cittadini, comunque esso sia. Ha avuto la fortuna di poter servire la città per 5 anni. È un onore per me. E ringrazio i cittadini bassanesi. Se non che i numeri li sa, chiaramente. Ok, diversamente da me e dal candidato dei 5 Stelle, che chiaramente sicuramente ci sarà un appoggio tecnico nel valutare queste cose. È chiaro che domani, ma anche se diventi sindaco, tu domani non è che sai già quanti posti, quanti parcheggi. Ma perché ti dico che non ci sono in Giro Magistrato? Perché è obbligatorio che dia la parola a Bruno Trevisan su questa questione parcheggi. A sto punto la città non mi sembra contenta. Beh, è importante, i parcheggi sono importanti perché permettono l'accesso al centro, che dovrebbe essere il salotto buono della città. I commercianti in questo momento di crisi ci tengono in modo particolare, e quindi trovare nuovi spazi e nuove strutture sarebbe molto importante, anche regolando il traffico, che è molto congestionato, soprattutto le ore di punta. Quindi l'accesso è determinante per il centro, per i commercianti, per l'attività all'interno del centro storico. Ad Elena Pavano stavo per chiedere, prima che si partisse con la questione parcheggi, che insomma abbiamo capito che non c'è l'accordo, qualcosa di specifico sulle famiglie e sui bambini. Naturalmente lo chiedo poi anche agli altri candidati. Rafforzare la rete di sostegno che c'è a favore adesso delle famiglie e delle mamme, e soprattutto dare una corretta comunicazione e informazione di tutte le possibilità che ci sono, in maniera capillare, in modo da far sapere a tutte queste categorie, le mamme, ma anche alle persone che hanno esigenze diverse, comunque attinenti sempre all'ambito familiare, di quali sono le iniziative che sono messe in campo sia sul piano comunale ma anche sovracomunale. Pensiamo ad esempio agli incentivi, quelli statali, che ci sono. È un'esigenza reale, concreta. Io so già che l'assessore Vernillo dirà che questa cosa c'è già, però in realtà le persone non lo sanno, va migliorata la comunicazione e vanno comunque studiati dei sistemi che siano economici per dare delle risposte concrete alle famiglie. Una cosa che per me è molto interessante è ragionare anche sulla possibilità di creare dei trasporti pomeridiani per accompagnare i bambini agli sport. Quindi alleggerire i genitori di questi incombenti e dare la possibilità ai bambini di comunque praticare le attività sportive. E un'altra cosa, per esempio, corsi gratuiti di sport all'interno delle palestre delle scuole i pomeriggi, per non pesare sui bilanci delle famiglie. E allora sentiamo a questo proposito quali sono i distinguo che ci saranno, immagino, da Angelo Vernillo. No, non ci sono distinguo, sono invece stupisco la candidata Pavan, perché dico che mi ha dato atto che tutte queste cose ci sono, vengono già fatte. Beh, devo ringraziare gli assessori che l'hanno fatto. C'è un tavolo di coordinamento di tutte le associazioni che si chiama Unisciti. Dobbiamo migliorare sulla comunicazione, magari con della messaggistica istantanea, con delle liste broadcast su WhatsApp o similari. E la mia idea è, per quanto riguarda specificatamente le famiglie, è questo bonus bebè di 1000 euro, fino a 1000 euro, per tutti i nuovi nati, che è un aiuto concreto, reale, immediato per i nuovi nati bassanesi. Anche un'altra idea mi è venuta in mente in questa campagna elettorale, è quella di dare ai nuovi nati un passaporto della cultura che valga anche per tutta la famiglia, cioè per un anno e mezzo, tutta la famiglia potrà accedere gratuitamente ai nostri musei, come possono già farlo, ma anche alle mostre temporanee, e magari avere anche degli sconti per gli spettacoli di opera estate.
Bruno Trevisan, la vicenda fondamentale dell'attenzione alle famiglie, ai bambini, naturalmente a questo ci attacco anche gli anziani. Sì, ho notato che le nuove mamme lamentano la scarsa informazione. Ecco, io vorrei che l'amministrazione fosse puntuale nei luoghi frequentati dalle neomamme nell'informazione. Quindi quando sono all'ospedale che si intervenga con nell'elencare i loro diritti e cosa aspetta. Poi quando crescono, asili nido, noi vogliamo che gli asili nido siano gratis, soprattutto a favore delle giovani coppie che sono quelle che dal punto di vista economico sono meno abbienti. Per quanto riguarda gli anziani, mi ripeto, le strutture amministrative devono essere efficienti e aderenti alle necessità, senza devolvere a privati i servizi. Deve essere tutto controllato dall'amministrazione per dare un aiuto più concreto e misurato. Non ho dato l'opportunità di parlare degli anziani agli altri due candidati, faccio prima Vernillo e poi Elena Pavan. Noi proseguiamo su 365 giorni all'anno di assistenza agli anziani che non sono mai lasciati da soli. La mappatura degli anziani soli che abbiamo sentito in questa campagna elettorale sembra non esserci, in realtà c'è, viene portata avanti dal comune e dall'azienda sanitaria. Condominio solidale per anziani parzialmente autosufficienti ed autosufficienti con copertura sanitaria 24 ore su 24, cose che abbiamo già fatto. Lavorare sul tavolo intercomunale che costituirò con i 28 comuni, le categorie economiche, i sindacati e il privato sociale per trattare temi sovracomunali, tra cui quello degli anziani, che è un'emergenza da qui agli anni a venire. E naturalmente lascio anche la possibilità di concludere ad Elena Pavan su questo. Allora, io in tema di anziani un po' di esperienza ce l'ho, perché sono amministratrice di sostegno e diversi casi di anziani sono stati proprio segnalati con dei ricorsi partiti dai servizi sociali, e devo dire che se tanto è vero che c'è un servizio di assistenza domiciliare 365 giorni all'anno, non è assolutamente sufficiente. Pertanto non c'è la tempistica, non c'è la maniera di effettivamente prestare con qualità questo servizio. I tempi sono troppo dilatati ed è questo quello che dico quando intendo migliorare quello che c'è già. Sicuramente abbiamo una tradizione importante qui a Bassano nel sociale, è migliorabile. La mappatura degli anziani va fatta e credo anche che si debba favorire con tutta una serie di politiche l'agio al disagio, quindi mantenere attivi cerebralmente, fisicamente gli anziani, e dopo in partenariato col privato creare tutta una serie di soluzioni, pensiamo a quelle famose aree degradate. Disinneschiamo la possibilità che diventino altri centri commerciali grazie all'avventatezza dell'amministrazione uscente, creando lasci finire che non c'è tempo, non c'è tempo. No, è quello, è quello dell'area Pendolo, non è un centro commerciale, no, è vero, ancora realizzato. Allora grazie tante, avete dato il permesso, scusa, no Angelo Verino, mi scusi, ma è uscito dal seminato, il seminato abbiamo, ho detto che nelle aree degradate, qualificate come degradate, sarebbe interessante in partenariato pubblico-privato creare della residenzialità leggera, certo, visto che nascite ce ne sono sempre meno e persone anziane ce ne sono sempre di più, quindi è giusto con un'ottica lungimirante capire e programmare la nostra città per essere pronta a questo tipo di società nel modo in cui la vogliamo. Io, attenzione, sto chiudendo, ho il tempo di darvi la possibilità di fare un appello agli elettori, un minuto a testa in quest'ordine, prima Elena Pavan per il centrodestra, poi Angelo Vernillo per il centrosinistra, infine Bruno Trevisan per il Movimento 5 Stelle, così come sono nelle schede, giusto? Ho detto una cosa corretta, quindi lascio il tempo di un minuto per l'appello agli elettori all'avvocato Elena Pavan. Io sono molto serena, molto soddisfatta e piena della positività che ho assorbito dalle persone intorno a me in queste settimane di campagna elettorale.
ho incontrato delle persone incredibili e ho avuto prova concreta del grande valore capitale umano dei nostri cittadini, che ho visto sia tristi, frustrati, ma anche con una molla dentro, una voglia di riscatto, di dare realizzazione alla Bassano che hanno in mente, una Bassano dinamica, una Bassano che sia al servizio non solo di alcuni soggetti, ma di tutti, delle categorie, dei quartieri, che sia realmente vicino alle persone. Il treno passa il 26 di maggio. Non possiamo dopo lamentarci e quindi è importantissimo andare tutti quanti a votare. Io ringrazio per questa esperienza fantastica che ho vissuto qui in queste settimane a Bassano e mi piacerebbe proprio salutarvi con un ruolo diverso dal 27 di maggio. Questo grazie, era proprio esattamente un minuto di appello al voto, allora la stessa cosa chiedo ad Angelo Vernillo per il centro-sinistra. Domenica non si parla solo di un voto per le amministrative per il nostro comune, si parla anche di una visione per il futuro che la nostra città da sempre ha, ed è la visione dell'apertura, dell'inclusione, dell'accoglienza, è la visione dell'essere bassanesi che sanno stare insieme a tutti e che non lasciano indietro nessuno, è la nostra Bassano che guarda avanti, è la Bassano nella quale siamo cresciuti, nella quale siamo diventati le persone che siamo, è la Bassano che si prende cura degli anziani, che permette che lo sport sia per tutti, che sta vicino a chi sta male e sta vicino a chi vuole fare impresa. Noi questa Bassano la dobbiamo portare avanti, non abbiamo bisogno di odi, non abbiamo bisogno di divisioni, non abbiamo bisogno di cambiamenti, specialmente se questi cambiamenti non sappiamo dove ci porteranno. E quindi chiedo un voto convinto, non a me, io cercherò di essere il sindaco di tutti i bassanesi, ma chiedo un voto per Bassano e per la nostra storia millenaria. Grazie anche a Angelo Vernillo per il centro-sinistra, anche qui siamo stati nel tempo del minuto, quindi tocca a Bruno Trevisan del Movimento 5 Stelle. Sì, perché votare il Movimento 5 Stelle? Perché difenderemo l'ambiente nella maniera migliore, quindi difesa del territorio, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti, perché non taglieremo nulla al sociale, anzi lo implementeremo, perché è una città, noi vogliamo una città dove tutti stiano bene. Grazie a tutti e tre i candidati, li ricordo nell'ordine da sinistra a destra è Bruno Trevisan per il Movimento 5 Stelle, Elena Pavan per il centrodestra e Angelo Vernillo per il centro-sinistra. Tanto grazie a voi per averci seguito e buon voto a tutti. Arrivederci.